Gentili telespettatori di Rai Sport, buon pomeriggio. Immagini che vi giungono dal campo comunale di Castello d'Agogna, in provincia di Pavia. Big match della nona giornata del campionato di hockey su prato Serie A1 2015-2016 tra Paolo Bonomi e Bra. Sono due squadre che occupano le zone alte della classifica, dunque ci aspettiamo un match combattuto tra due formazioni che spesso si sono sfidate per i grandi traguardi. Buon pomeriggio a Marco Ghighi della Federazione Italiana Hockey. Buon pomeriggio a te Nicola e buon pomeriggio a tutti gli amici telespettatori di Rai Sport e agli amici dell'hockey italiano. Hai ben detto, sono due, è il big match della nona giornata del girone di andata della Serie 1 maschile di hockey su prato e mette di fronte le squadre che in questo momento occupano la seconda posizione in classifica alle spalle della capolista Arsicura, distante 3 punti proprio da Bra e Paolo Bonomi. Bra che tuttavia ha disputato una gara in meno e potenzialmente potrebbe anche agganciare Arsicura. Ebbene, si affrontano anche due squadre che trovano con una certa facilità la via della rete, in particolar modo l'HC Bra, che finora nelle 8 partite fin qui disputate ha segnato ben 44 gol e vanta il miglior attacco di tutta la categoria. Match che comincia in questo momento. Allora andiamo a leggere i roster delle due squadre, partendo da Bra in maglia gialla. Omar Bianciotto è il portiere, poi c'è Bana con il numero 1, Alberto Cerutti è l'altro portiere con il numero 24, Loris Perelli numero 7 con il numero 8, Ismaele Azzei con il numero 10, Daniele Lanzano, Ignacio Chilez con il numero 5, poi Federico Fernandez Onega con la maglia numero 20, maglia numero 9 per Ignacio Manes, poi Luca Valentino con il 14, Diego Degano con il 16, Nicolas Chiesa con il 17, Matteo Moro con il 18, Dimitri Cernic con il numero 21 e poi Marco Garbaccio numero 19, maglia numero 6 invece per Pier Mattia Gazzera, classe 1998 quest'ultimo, dunque uno dei più giovani della squadra di Bra insieme a Marco Garbaccio, anche lui classe 1998 ma nato a luglio, dunque è lui il più giovane della formazione di Bra. In maglia verde Bonomi con il portiere Francesco Padovani, maglia numero 94, poi Stefano Muscella, poi Ursone con la maglia numero 10, Stefano Angius il capitano con la maglia numero 7, Joan Chirante Ioret con il numero 13, Santiago Castagno con il 22, maglia numero 5 per Ivan Torresani, poi Filippo Rubin, maglia numero 23, Matteo Forani, maglia numero 11, con il 20 Fabio Cavallini, Gabriele Sozzi con il 15, Stefano Sozzi con l'8, German Eghisabal con il numero 4, Marco Sposato con il numero 16, Alessandro Remus, maglia numero 21 e maglia numero 31 per Angelo Carrozzo, il tecnico di Bonomi, Paolo Bonomi è Andrés Messina, mentre invece quello di Bra è Massimo Lanzano. Intanto abbiamo visto pochi istanti fa la prima grande occasione da rete di questo incontro, è capitata sul bastone del braidese Federico Fernandez Sonega, che da buona posizione però non ha centrato la porta e quindi si rimane sullo 0-0, ma veramente una buona occasione per Bra, che era stata in grado di costruire questo passaggio a Onega grazie a una buona iniziativa di Ignacio Manes. C'è un po' di nebbia qui sul campo del Paolo Bonomi qui a Castello d'Agogna in provincia di Pavia. Altra grande occasione
doppia con il tiro di Ursone, Gonzalo Ursone, e la parata doppia che qui con l'uscita da parte di Omar Bianciotto. Due squadre che cercano di raggiungere Amsicora in testa alla classifica, Amsicora che sta facendo praticamente un percorso netto in questo inizio di stagione, davvero stanno dominando i sardi il campionato di Serie A1. Amsicora che in questa giornata di campionato è impegnata con l'HC Roma De Sisti, che non ha avuto un inizio di campionato all'altezza del suo nome, ma che nell'ultimo weekend ha trovato 6 punti in 2 partite, perché ricordiamo che nell'ultimo fine settimana si è disputato il doppio turno, e quindi un avversario in grande forma per i campioni d'Italia in carica di Roberto Carta. Intanto abbiamo visto il primo cartellino giallo dell'incontro, è stato l'arbitro Vincenzo Antonio il Grande, lo ha sventolato nei confronti di Stefano Angius, capitano di Bonomi. Azione personale di Perelli che pesca un compagno di squadra dentro l'area, davanti alla porta, l'occasionissima per Daniele Lanzano, e c'è la parata di Francesco Padovani. 1-0-0 piuttosto emozionante in questo inizio di match. Vediamo anche un direttore di gara, donna Ilaria Amorosini. Intanto è stato assegnato il corner corto, il primo corner corto della partita, poi rivediamo l'occasione che è capitata sul bastone di Moro. Era Moro che ha provato a sbloccare il risultato, adesso l'occasione per Bra con questo corner corto. È probabile si incarichi dell'esecuzione Oneca, che è un grande specialista, vediamo se sarà così. Eccolo qui Onega con la maglia numero 20 e va al tiro, grandissima parata, tiro di Ignacio Chilez, e para Francesco Padovani, in gran forma il portiere della Paolo Bonomi, così come anche Omar Bianciotto per Bra. Insomma, lo sapevamo che sarebbe stato un gran bel match. Francesco Padovani è uno dei migliori portieri del panorama italiano, ma anche, ha avuto anche un'investitura a livello internazionale, titolare della nazionale italiana maschile che ha partecipato al round 2 della World League di San Diego. In occasione di queste competizioni ha ricevuto complimenti e riconoscimenti da parte anche di allenatori stranieri, ed è senz'altro uno dei valori aggiunti in carico alla squadra di Andres Messina. Prova a liberarsi degli avversari Ursone, c'è il contrasto a centrocampo vinto da Bana, che poi subisce fallo. Allora può giocare per Bra, che adesso si distende sulla destra con Cernic, libera per un attimo la difesa di Paolo Bonomi, però il possesso della pallina torna sui bastoni dei giocatori di Bra, che possono manovrare in difesa. Rischioso intervento di Ignacio Chilez, però comunque riesce ad impostare un'azione offensiva il numero 5 di Bra. Adesso però ruba la pallina Bonomi e la ruba a sua volta Federico Fernandez Onega, si lotta sulla fascia destra di Bra, e adesso è Paolo Bonomi che può tentare una sortita offensiva. Azione personale di Matteo Forani, gran giocata del numero 11 di Paolo Bonomi, però è Bra che ancora ha un'occasione, viene pescato in area. Piano, piano! Non dobbiamo fare
Ignazio Manes libera la difesa di Paolo Bonomi. Passaggio lungo sulla destra che raggiunge Ursone. Ursone, azione personale, e c'è un corner corto per Paolo Bonomi. Una buona iniziativa di Ursone, prima parlavamo di Padovani, ma l'alto valore aggiunto quest'anno di Bonomi, oltre ai suoi tantissimi e brillantissimi giovani, è senz'altro Sebastian Gonzalo Oro Ursone, autore fin qui già di 8 gol in campionato, ed è lui il piccicci di Paolo Bonomi. Devono difendersi adesso i giocatori di Brada, questo corner corto in favore di Paolo Bonomi. Vediamo chi andrà al tiro. È uno schema che però non riesce facile la parata di Omar Bianciotto, e poi c'è un'irregolarità da parte di Paolo Bonomi. Allora può ripartire. Si distende sulla sinistra adesso con questa giocata di Ignazio Manes, viene contratto da un avversario. Possesso che rimane per l'HC Bra, un passaggio all'interno dell'area di tiro, anzi subito fuori dall'area, con il piede da un giocatore di Paolo Bonomi la pallina. Allora Bra mantiene il possesso, adesso però riesce a rubare la pallina Remus, adesso cerca un compagno libero e lo trova proprio in Ursone. Adesso il tentativo di traversone di Gabriele Sozzi, però interviene la difesa di Bra. Insomma, un match molto molto combattuto, si gioca ad alta velocità, anche se ancora non sono arrivati gol. Sì, le squadre che mostrano anche una buona condizione atletica, anche se abbiamo visto diversi errori in questa prima fase, nel quale vediamo un altro. Eh sì, errore da parte di Eghisabal, che tentava di far andare avanti l'azione sulla sinistra, però fuori misura il suo passaggio. Allora ancora adesso Bra che può attaccare, ma c'è un passaggio lungo, dunque pallina che finisce sul fondo e può riprendere Paolo Bonomi, che ha vinto due volte il campionato italiano. Sì, Bonomi ha vinto il campionato italiano quando si chiamava Cogeca Vigevano negli anni 70, ha vinto un campionato sia nel Prato che nell'Umbria, e vanta anche una Coppa Italia. Gli anni 70 sono stati il periodo più florido per questa formazione, che ha ritrovato grande vigoria e competitività nel corso degli ultimi anni, ritrovando prima la categoria, appunto la Serie 1 maschile, e poi un paio di stagioni fa conquistando anche l'accesso alle finali playoff. Paolo Bonomi e Bra che hanno gli stessi punti in classifica, in seconda posizione. Questa è una grandissima occasione per Paolo Bonomi, rischia di farsi male non poco Ursone. Qui ha fallito un'occasione, non era semplice, la pressione di porta che vedeva Ursone non era granché, ma poteva indubbiamente fare qualcosa di più, un giocatore della sua qualità e delle sue doti tecniche. Andato a sbattere contro la porta, era uscito Omar Bianciotto per contrastare l'azione avversaria, c'era la porta libera, ma come dicevi tu Marco, poco angolo per mettere la pallina in porta per Gonzalo Ursone. Prima vera grande occasione per la formazione di casa, adesso ci riprova sulla destra con Filippo Rubin. Adesso il passaggio per Eghisabal,
però c'è stata un'irregolarità, arriva il fischio da parte di Vincenzo Antonio il Grande, uno dei due direttori di gara insieme a Ilaria Amorosini. Sulla sinistra braccia c'è la copertura in difesa da parte di Gabriele Sozzi. Abbiamo visto una delle particolarità dell'Hockey Prato: si può battere per se stessi sia il fallo laterale che il cosiddetto self pass, la punizione eventuale. Sì. Abbiamo visto perdere pallina a Girish Priyesh Bana, parlavamo di cannonieri quando citavamo Ursone, ebbene anche Bana non è da meno, anzi in campionato finora ha segnato 9 reti, appena 3 meno del secondo in classifica che è il giocatore della Ferrini Martin Leandro Ojeda, ed è distante 6 centri dall'indiano Sumit Singh di Fincantieri. Brana quindi è il capocannoniere dell'HC Bra, Bra che però può vantare altri grandi goleador come Ignacio Manes, che quest'anno ha segnato già 7 gol, e come Federico Onega, Daniele Lanzano e Loris Perelli, che hanno siglato 6 reti ciascuno. 4 gol anche per Ignacio Chiles, quindi una squadra a trazione anteriore, non è un caso appunto che abbia segnato 44 gol in 8, in 7 partite di campionato, perché ricordiamo che Bra deve recuperare la sfida del comunale di Suelli in provincia di Cagliari, gara che i piemontesi e i cagliaritani recupereranno domenica 22 novembre. Fatto bella l'azione sulla sinistra di Stefano Sozzi, ha sbagliato l'ultimo controllo, il numero 8 della Paolo Bonomi. Adesso possono ripartire i verdi, i padroni di casa manovrano la pallina con Filippo Rubin, passaggio al centro e ancora la pallina a Rubin, ha sbagliato di servire sulla fascia un compagno di squadra. E Bra può ripartire a centrocampo, un passaggio lungo che va a pescare Manes. Manes sulla sinistra, ancora un'occasione, però è bravissimo Eghizabal a liberare. Non ha trovato un compagno, ma va detto che Bonomi si era ben schierata in difesa. Batte per se stesso Santiago Castagno per velocizzare le operazioni, c'è però la chiusura della difesa di Bra. Ancora Castagno cercare di liberarsi di due avversari, in particolare Perelli, che però riesce a contrastare l'avversario in maglia verde. Ancora Paolo Bonomi ad attaccare. In questo momento è maggiore la pressione dei verdi alla ricerca del vantaggio. Azione personale infruttuosa però da parte di Gabriele Sozzi. Ancora Manes, uno dei più attivi per Bra, poi tocca la pallina con il piede e allora il possesso passa a Paolo Bonomi, ma solo per un attimo, perché non riesce a controllare con il bastone Santiago Castagno. Dunque Bra che può impostare un'azione offensiva dal retrovie. Il passaggio era di Stefano Angius, capitano di Bonomi, che naturalmente da molti minuti ha fatto il suo ritorno in campo dopo il cartellino giallo che gli ha mostrato il Grande. E Angius, che ha un fratello, Luca, che è andato
nell'Ansicura ed è campione d'Italia in carica. Luca Angius, che ha segnato quest'anno 3 gol nell'Europa League, la più importante competizione europea dedicata all'hockey su prato maschile, 3 gol che non sono purtroppo stati sufficienti ad Ansicura per centrare la qualificazione alla fase successiva, però insomma rimane un piccolo record. D'altro, un altro grande cannoniere italiano nell'Europa League è Massimo Lanzano, che adesso vediamo nella sola veste di allenatore in panchina con l'HC Bra, ha avuto modo di realizzare i suoi gol in più edizioni di Europa League, perché è la squadra che vanta il maggior numero di partecipazioni in questa competizione, mentre invece per Ansicura quest'anno si è trattato della prima partecipazione a questo torneo. Si libera dell'avversario Perelli, Loris Perelli, molto bene, uno dei più esperti, classe 1978, Loris Perelli. Ha 38 anni a giugno. La palma del più esperto però è sicuramente per Alberto Cerutti, nato il 26 maggio del 65, dunque complimenti ad Alberto Cerutti, che ha già compiuto 50 anni, ancora tanta voglia di giocare. Ci prova Brama, copre la difesa di Paolo Bonomi, adesso libera la pallina Perelli a controllare, adesso sulla destra per Daniele Lanzano, passaggio lungo che però non arriva a destinazione, c'è però una deviazione. Abbiamo detto dell'esperto portiere Cerutti, che fa il secondo ad Omar Bianciotto. Intanto una grandissima conclusione volante di Priesh Bana e parata di Francesco Padovani. Abbiamo detto dell'esperto Bianciotto, ma queste squadre hanno anche degli ottimi giocatori giovani nel proprio roster, e non è un caso che ben 5 dei giocatori di Bonomi abbiano fatto parte della nazionale under 18 maschile, che la scorsa estate ha vinto il Championship 2 di Calais in Francia. Bonomi ha fornito la nazionale di Gianluca Cirilli, Alessandro Comello, Filippo Rubin ed Enrico Costa, mentre l'HC Bra ha fornito Luca Valentino e Marco Garbaccio. Si tratta di ragazzi tra il 97 e il 99 che sono non solo il futuro di questa disciplina, ma anche il presente, perché trovano ampio spazio nei propri roster nella Serie 1 maschile. C'è la distesa sulla sinistra, Paolo Bonomi con Matteo Forani e poi Santiago Castagno, il tentativo di Castagno di mettere la pallina al centro. Ancora Paolo Bonomi in avanti, però fa buona guardia la difesa di Bra. Adesso manovra con Perelli. Avanzano i piemontesi e c'è un intervento da parte del portiere invece dei lombardi. Bracca attacca, però c'è un passaggio sul piede di un compagno, pallina che non si può toccare con il piede, dunque può ripartire Paolo Bonomi, però dal punto giusto indicato dall'arbitro Vincenzo Antonio il Grande. Stiamo avvicinando alla fine del primo tempo, 1-0-0 piuttosto vivace, Marco. Certo, mancano i gol, ma potrebbero arrivare da un momento all'altro. Eh sì, non sono mancate le occasioni, è mancata un po' di lucidità nell'ultimo passaggio, e abbiamo visto anche un paio di buoni interventi dei portieri, dell'ottimo Bianciotto e dell'azzurro Padovani. Eccola qui, la fine del primo tempo, andiamo a sentire le due panchine. Stai facendo prima, stai facendo noi.
l'unica cosa, diciamo, rovinare tutto, andiamo al secondo tempo. Il Bra, secondo tempo, calma. E sono già calati, sono 10 minuti che sono calati già a loro. E noi li abbiamo molto, molto più di loro. Testa libera, continuiamo a giocare come stiamo giocando, che la portiamo a casa. Andiamo subito a prendere il centro, il terzino sinistro non lo vuole più qua largo, ma lo vuole che si spinge da questa parte, lo stopper viene fin qua, questo magari sarà qua e il terzino destro da quella parte. O se no, nel momento in cui la palla gira dietro, allora sì, comincia a riprendermi la posizione larga, quella del Zima. Ci manca un po' di più questo, ma ci serve, anche se sembra stupido questo movimento, ci serve per poter essere più sicuri in fase di contropiede avversario. Dobbiamo essere più sicuri, quindi il posizionamento senza palla, il lavoro senza palla dei difensori è importante. Ok? Indicazioni dagli spogliatoi per le squadre di Bra e di Paolo Bonomi, che adesso danno il via alla ripresa. 0-0 il punteggio. E nebbia ancora fitta qui a Castello d'Agogna. Sì, immagini dal basso che ci aiutano, però chiaramente non c'è una visibilità perfetta, almeno per quella cinquantina di spettatori sugli spalti del comunale di Castello d'Agogna. In chiusura di primo tempo dicevamo degli azzurri che hanno partecipato all'Europeo Under 18 di Calais, che vincendo quella pool, la pool B, hanno conquistato un risultato storico per la nostra disciplina, risultato che è maturato vincendo tutte le partite ad eccezione di un pareggio 2-2 con il Galles e centrando una vittoria in finale per ben 7-0. Ebbene, quegli azzurri si sono quindi guadagnati la promozione alla Pula, che disputeranno la prossima estate, nel luglio del 2016, competizione che si giocherà a Cork in Irlanda, e vedrà insieme le migliori squadre d'Europa categoria Under 18, sia maschili che femminili. Noi ci siamo qualificati con la squadra maschile, purtroppo la femminile ha sfiorato la qualificazione dalla B alla A, e quindi rimarrà in Pool B anche quest'anno. Peccato, perché anche le ragazze saranno ben comportate nell'Europeo disputato sempre a luglio del 2015 a Amori, proprio in Italia. Manovrano i giocatori di Paolo Bonomi, in particolare con Matteo Forani, situazione che si sviluppa sulla destra della versione di campo della squadra in maglia verde. Tanto campionato femminile che sta andando avanti parallelamente a quello maschile, e anche intanto c'è un bel tiro da parte di Paolo Bonomi, squadra che viene appoggiata e incitata dai tifosi qui di Castello d'Agogna. Ancora però la difesa di Bra a liberare. Campionato femminile che in queste ore ha vissuto la disputa dell'ultima giornata del girone di andata, un campionato finora un po' a singhiozzo, visto che dovranno essere recuperate alcune partite. La più importante è senza dubbio quella tra l'HC Catania attuale, prima in classifica, e l'Amsicora, partita che ha cominciato a svolgersi regolarmente al Dusmet di Catania qualche settimana fa, ma che poi per l'incessante pioggia è stata interrotta al 27esimo del primo tempo sul risultato di 1-0 per le Etnee, gara che verrà ripresa il 6 marzo 2016, quindi una settimana prima dell'inizio del girone di ritorno della Serie 1 femminile, e si riprenderà dallo 0-0 dal primo minuto del primo tempo, perché questo prevede il regolamento. Ebbene, sono quindi disputate le gare dell'ultima giornata del girone di andata, e Catania ha centrato l'ennesima vittoria del suo campionato finora senza macchia, 6 partite, 6 vittorie, ha vinto 5-0 al comunale di Cernusco sul Naviglio contro la squadra di Gorgonzola dell'Argenzia, con la doppietta della spagnola Quertas, la doppietta dell'azzurra Eleonora Di Mauro e il gol
di Bonfiglio. 5 gol ha segnato anche l'occhio femminile Lorenzoni, che va a riposo nel momento migliore della sua stagione dopo un inizio di campionato un po' a scarto ridotto. Lorenzoni che batte 5-2 la Polisportiva Ferrini, che l'anno scorso ha centrato la finale playoff, poi persa di misura con Amsicora. 5-2 finale con gol di Carletti, Savenco, Tosco e la doppietta di Davidenco. Gol di San Benedetto e Alasid invece per Ferrini. Ranzicola invece ha passato un gol della giovanissima Federica Carta per aver ragione del Cuspisa, una delle squadre più indigeste tra virgolette per le campionesse d'Italia in carica. E quindi in questo momento il campionato vede Catania che va a riposo invernale con 18 punti complessivi, 5 più di Cuspisa e Lorenzoni. Ranzicola che ha 10 punti in classifica, dovrà recuperare la gara con Catania e al netto di questo poi ricordiamo che nel weekend del 21 e 22 novembre Insicola, Cernusco, Ferrini e Argenzia recupereranno le due gare della prima e seconda giornata del girone d'andata femminile, quindi avremo una classifica che si aggiornerà al prossimo fine settimana. Bonomi che continua ad attaccare, prova a respirare adesso Bra con questa azione personale da parte di Ignazio Manes. Bra che adesso entra nella metà campo di Bonomi con Perelli, però c'è un errore al passaggio piuttosto marchiano da parte del numero 7 di Bra che stava per favorire il contropiede di Bonomi. Un po' di imprecisione nei passaggi, forse anche la visibilità un po' scarsa dovuta alla nebbia. Entrambe le squadre però insomma, stanno sbagliando qualche controllo e soprattutto qualche passaggio di troppo. In effetti le urla che sentiamo provenire dalle due panchine sono proprio per invocare una maggiore attenzione, una maggiore precisione da parte dei giocatori in campo. Qui vediamo Bianciotto che si sistema i cosciali e mi corre l'obbligo peraltro per completare il discorso sulla femminile ricordare che Cernusco con un gol di Totolo ha battuto San Sabba 1-0, prima mi ero abbiamo saltato questo passaggio. Attacca Bra, c'è una buona occasione, può andare al tiro Daniele Lanzano e c'è la parata di Francesco Padovani. Eccolo qui, lo rivediamo, il tiro di Lanzano ha alzato la traiettoria, pallina che era indirizzata sotto la traversa o comunque da quelle parti, ci ha pensato però Padovani a deviare il tiro scagliato da Daniele Lanzano. Cerca di liberare l'azione Bonomi con Eghisabal. Adesso ci sarebbe un po' di spazio per Castagno che però viene anticipato da un avversario, allora decide di ripartire dalle retrovie Bra. Sulla destra con Ignazio Chilez, passaggio sbagliato, può riprendere Paolo Bonomi con Gabriele Sozzi. Adesso sulla sinistra prova a viaggiare Santiago Castagno, fermato, passa laterale per Matteo Forani che prova un filtrante. Ancora sulla destra Paolo Bonomi, prima con Muscella, poi con Cavallini, adesso Sozzi. Fermata l'azione della squadra di casa e può ripartire Bra, sempre 0-0 qui a Castello d'Agogna. Nona giornata, big match della nona giornata della stagione 2015-2016 di Serie A1 di Hockey su Prato. Proiezione offensiva di Onega, ma la difesa di Paolo Bonomi libera un push lunghissimo da parte di
Ghisabal. Ancora un passaggio sbagliato da parte di Lanzano. Bonomi può ripartire, un passaggio stavolta preciso da parte di Castagno per Gabriele Sozzi, che però non riesce a controllare. Qui Perelli si libera per un attimo di Lloret, che però ritorna e conquista la pallina. Un po' di confusione a centrocampo in questo momento, si libera bene con l'azione personale Onega degli avversari, viene fermato però il numero 20 di Bra irregolarmente. Intervento difensivo del capitano di Bonomi, Stefano Angius, che si sviluppa sulla destra e c'è fischio e anche cartellino da parte di Ilaria Amorosini, cartellino verde per Marco Sposato, credo. Vediamo. Comunque, inferiorità numerica temporanea per la squadra di casa, decisione presa da Ilaria Amorosini, direttore di gara, insieme a Vincenzo Antonio il Grande, di questo match tra Paolo Bonomi e Bra. Bra che attacca adesso sulla sinistra. Uomo Gabri! Bene! Dai Marco! Prova a liberarsi degli avversari Garbaccio con l'aiuto di Perelli. Pallina che resta lì sulla sinistra, che esce. Allora può riprendere Paolo Bonomi. Passaggio lungo, il controllo riesce per un momento a liberare, a mantenere la pallina in campo con un grande sforzo Castagno. Eccolo qui Castagno, azione personale, il tiro di Castagno, la parata da parte di Bianciotto. Poi c'è una protesta per un possibile rigore chiesto proprio da Paolo Bonomi sul successivo intervento di Castagno, fermato da Omar Bianciotto, il portiere di Bra. Nessuna decisione presa dai direttori di gara. Allora Paolo Bonomi può ancora attaccare sulla destra con Forani, che viene fermato. Sì, la gara non si sblocca e anche di fronte a quando ci sono occasioni di questo, come questa capitata a Bra per a Bonomi per effetto dell'errore di intervenzione di Chiesa, ci pensano poi i portieri che sono probabilmente migliori in campo. Tutto qui c'è stata una bella azione personale di Lloret, fermato però da Diego Degano. E anche qui un altro errore, un altro errore piuttosto grande. Chiede scusa German Eghisabal ai propri compagni di squadra, un passaggio troppo forte, un angolo troppo largo scelto dal numero 4 in maglia verde. Intanto si sono concluse anche le gare del girone di andata della Serie A2 maschile, la Serie A2 maschile che è divisa in due gironi, girone A e girone B, e che consegnerà un tagliando per la Serie A1 maschile del 2016-2017 alla squadra che concluderà il primo posto, il girone A e il girone B. Invece per le due seconde di entrambi i gironi ci sarà l'appendice play-off play-out, ovvero le due si incontreranno contro la terz'ultima classificata della Serie A1 maschile al termine della stagione regolare. Ebbene, nella A2 maschile c'è stato il successo di misura dell'Hockey Club Villafranca contro il San Giorgio, 2-1 con i gol di Serpelloni e De Bortoli. Villafranca che ha chiuso quindi il girone di andata con
19 punti, frutto del settore di un pareggio, un grandissimo di stagione per i veneti, vittoria per l'altra, per l'altra squadra che sta contendendo a Villafranca la leadership del girone, ovvero l'Adige, che ha vinto 2-1 in casa del Bondeno che aveva gli stessi punti di Adige prima di questa partita, ma che non ha sfruttato il fattore campo e si è fatto abbattere per l'appunto dall'ottima Adige. Vittoria del Catania, che si muove quindi una sua classifica finora un po' deficitaria, vincendo 2-2 e 2-0 in casa del Mogliano, ultimo in classifica. E infine nel derby di Roma tra Lazio e Butterfly, vittoria per 4-3 del Butterfly di Francesca Faustini, una formazione che va a riposo in crescendo, doppietta di Davide Grossi e gol di Giuliani Torregrossa, invece per la Lazio gol di Notturni e doppietta del forte olandese Steenbeckers. Nell'altro girone invece il girone B va a riposo con i gradi di capolista, che manterrà quantomeno per tutto l'inverno il Cuspisa, che ha chiuso. Intanto aspetta, scusami, ti interrompo Marco, perché c'è una grandissima azione da parte di Bonomi che va quasi a segnare, poi c'è il fischio da parte di Ilaria Morosini e dovrebbe esserci un corner corto per Paolo Bonomi, sì, e proprio nei secondi finali del match, quindi grandissima occasione per la squadra di casa. Andiamo a vedere come sfrutterà questa occasione la squadra di casa, chiaramente grandissima opportunità, probabilmente ci sarà il fischio finale subito dopo questo corner corto per Paolo Bonomi. Vediamo chi va al tiro, e perdono un po' di tempo i giocatori, poi c'è la giocata con la pallina che finisce fuori, dunque occasione sprecata da Paolo Bonomi, finisce 0-0 tra Bonomi e Bra, e ovviamente tutto questo fa felice Amsicora, che continua ad essere sempre più prima in classifica. Amsicora che batte 3-2 l'HC Roma e quindi guadagna punti sulle due seconde, prime vittorie stagionali anche per San Vito e per Cuscaglieri, che battono Fincantieri e Padova. Pareggio tra Tevere e Bologna 1-1 e Fiorini che batte Tevere 3-2, quindi le prime della classifica sono Amsicora, a seguire Bra, Bonomi e Ferrini che agganciano queste due squadre che abbiamo. Partita molto combattuta a Castello d'Agogna, direi sostanzialmente risultato giusto tra due squadre che aspirano ai vertici del campionato, hanno onorato Loghe e credo che anche un po' il frutto degli investimenti sia del Bra che del Bonomi. Siamo contenti dello spettacolo hockeyistico e ritengo che questo pareggio per noi sia un po' una frenata, però bisogna ammettere che comunque il Bonomi è stato all'altezza della situazione. Secondo me abbiamo fatto una partita molto fisica, e purtroppo abbiamo sbagliato l'ultimo corto, che era l'opportunità di vincere giustamente dopo di molto tempo che non vinciamo al Bra. Complimenti al Bra anche, perché è una squadra molto brava, credo che quedò dimostrato che noi loro siamo secondo con giusta giustificazione. Questo è il primo anno di me e sto imparando un po' del hockey italiano, anche loro, sì, e siamo una squadra che vamo di meno a più, no? E è crescimento. Credo che siamo una squadra giovane che con molto futuro e pazienza, e con il tempo credo che possiamo fare un buon campionato. Bene, è tutto per questa settimana con Loghe, appuntamento alla prossima, grazie a Marco Ghighi e da Nicola San Giorgio un saluto e un buon proseguimento con i programmi di Rai Sport.
Grazie.